Che strano Gigio. Fatto ad aprirlo coltello. Puoi mangiare? Che bel piacere. Sì, perché c'era scritto broccoli. Anche il pad thai, non hai visto quante c'era il pad thai vegetariano? A me sembrano tutte uguali le paste. Sì. Lo fanno qua. Praticamente oggi solo cibo. Allora, oggi che è il 9 gennaio, oggi praticamente non ho registrato niente perché mi sono dimenticata di registrare. Secondo me si scioglie nell'acqua, aspirino c'è tutto. Proviamo. Come si scioglie nell'acqua? Comunque, in poche parole, avete visto di sicuro solo il mangiare e colazione, perché faccio, per il momento facciamo sempre le stesse cose, che sono, che schifo, in bocca, e io adesso, dopo, che sono praticamente andare, cioè svegliarsi, fare colazione, andare al mare quasi tutto il giorno e poi dipende, se vogliamo andiamo in piscina, se no stiamo tutto il giorno al mare fino alle 5:30 fino al tramonto. E siccome facciamo sempre le stesse cose, è inutile sempre riprendere le stesse clip, per cui preferirei mettere le cose diverse, per cui questo video di sicuro sarà durato pochissimo. Ma tanto li metterò sempre nei stessi, cioè nei vlog insieme, come avevo già detto negli altri. Per cui siamo arrivati in hotel adesso, sono le 11:30 di notte ovviamente. Abbiamo fatto shopping, che adesso vi faccio vedere. Shopping per modo di dire. Ieri vi ho fatto vedere, no, ieri mi sembra che abbiamo comprato, ma non vi ho fatto vedere niente perché anche lì ero rimbambita e certe volte mi dimentico di fare qualche clip. Solo che qua è difficile riprendere perché non vogliono che fai le foto, non vogliono che riprendi. E no, di nascosto è già difficile, così figuriamoci di nascosto. Però ho trovato tantissime cose belle che vorrei comprare, perché non, cioè non ve le potevo, non potevo riprenderle. Comunque ci sono le ciabatte a forma di pesce, sono troppo belle, costeranno di sicuro, non so quanto costerebbero, 10 euro forse, 5-10 euro le ciabatte. E comunque non lo so, non ho visto il prezzo. Comunque sono molto belle. Comunque ci sono queste ciabatte qua che non potevo riprenderle e ovviamente cioè adesso vediamo se comprarlo oppure no. Allora, nei supermercati, no, un supermercato e un acquisto che potrei farvelo vedere, anche se poi lo farò vedere nel prossimo, nel video a parte.
ho preso lo shampoo della Sunsilk perché ho finito quelli che ho portato io e ne ho presi due piccolini. Ovviamente sono stranieri, però sono uguali a quelli che abbiamo noi. Questi 45 baht, che era 45, quant'era? Io non lo so a memoria. Allora, questi... 1,35€. Oh, 60 ml, 1,35€. Che se vedete, non so se si vedono. Sono stranieri. Però sono sempre... Ovviamente in inglese non c'è scritto, per cui... Questo qui è capelli, mi sembra lunghi, qualcosa del genere, perché non l'ho mai visto. Adesso non so se si vede questo. Comunque, boh, è scritto in thailandese, per cui... Poi, vabbè, ho comprato le medicine, che sono due pacchetti. Qua costano meno le medicine. 95 baht, vabbè, questi per le mestruazioni, più o meno. Che non so che cosa ha combinato, me l'ha aperto, adesso l'ha messo lì, che schifo. Cioè, di tutto e di più, perché adesso non so come vanno prese, se vanno prese con l'acqua o vanno sciolte, perché ci sono certe pastiglie che fanno così. E qua c'è scritto praticamente africano e tutto di più, tranne inglese. Vabbè, è quello. Vabbè, per far ridere. Cioè, per le battutine. Poi cerotti, che in teoria mi servono per le fiacche. Poi altre medicine, che sono questi qua, non sembrano medicine, ma sono medicine, 25 baht, che non mi ricordo anche questi quanto erano, però vabbè. Questo c'è scritto 4-5 minuti, questo l'ho capito, è della... Praticamente questo è Gaviston, sì, Gaviston, non so se si vede. Questo l'ho pagato 25 baht. Questo è praticamente per lo stomaco, mal di stomaco, cioè la bocca dello stomaco. A me certe volte succede quando sono nervosa o non so, per qualcosa tipo il cibo, così mi fa male la bocca dello stomaco. Allora giustamente ne ho prese una quantità, perché in aereo prima mi è successo, stavo male. Poi alla fine mi sono ripresa e sono riuscita, meno male, perché sennò continuavo a star male. Poi ho trovato questo e ho detto vabbè, provo. Poi sempre questo per mal di schiena, muscoli eccetera, 170 baht. È una crema per i muscoli se ti fanno male. Poi abbiamo preso la crema protezione della Nivea, 50 di protezione, 4,90, 15€, che è di 200 ml. Però questo è spray, questo qua è spray 100% completato, boh. Ups. Diciamo che anche questo è in africano, arabo eccetera, ovviamente è thailandese, ma per fare, per prendere, diciamo, per i fondelli. Ovviamente non per offendere, ma cioè, un conto se mi scrivono le cose in inglese, allora potrebbe essere che qualcosina riesco a capire, ma thailandese vai lì a capire. Vabbè, poi questo è stato supermercato, e anche queste qui sempre supermercato. Ho preso 50 baht le calamite, una così piatta, a me mi cade sempre tutto, non lo so. Una così che è molto carina, non so se si vede. E poi un'altra, questa 95 baht con l'elefante, con scritto Phuket e Thailandia. Adesso ma non so se si vede. Comunque ripeto, queste cose le faccio vedere in un video di shopping, perché queste sono praticamente souvenir. Poi faccio vedere l'ultimo acquisto, che anche se non dovrei farlo vedere, però chi se ne frega, lo farò vedere
tanto non so neanche se quando lo vedete questo video. È sempre un souvenir che va ovviamente nel vlog, cioè nel vlog, nello shopping dei souvenir della Thailandia. Però ve lo faccio vedere adesso, poi lo vedete anche lì nel video. Che questo qui è molto bello perché è un quadro e non si vede così. Comunque è un quadro con l'elefante, con scritto Phuket e Thailandia, fatto a mano, ma è proprio bello. Non so se si vede. Comunque questo ovviamente l'ho preso per me, perché mi piaceva, costava 10 euro. Non ho resistito e ho detto no, io lo voglio. E niente, questo è stato l'acquisto. Ovviamente oggi non ho registrato per niente, perché sennò erano sempre le solite cose. Abbiamo fatto mare e piscina oggi, è inutile registrare sempre le stesse clip. E per cui sì, lo so che è brutto vedere la colazione, dopo subito si passa al pranzo così velocemente, per cui direi che è un po' così così. E però cercherò domani di cercare di fare almeno qualche clip di 10 secondi per far vedere che sono in quel posto lì. Anzi, in teoria vorrei cercare di fare qualcos'altro di diverso, non solo stare al mare in piscina, perché sennò non posso, cioè, cosa riprendo? Quello e basta, è inutile. Per cui cercheremo di fare qualcosa di diverso, spero. Non so quando, ma spero di fare qualcosa. Niente, 10 minuti già troppo, per cui prima che mi dilungo, ovviamente è tardi e ci vediamo domani, che è il 10 gennaio, se non mi sbaglio, giusto? Ma domani non è venerdì e siamo già al 10. Mamma mia, come passa il tempo. Vabbè. Comunque niente, cercheremo di fare qualcosina, perché è così, è inutile riprendere le... Adesso vediamo, se faccio qualcosa di diverso prendo, se no niente. Ovviamente il cibo lo vorrei riprendere, perché così almeno vi faccio vedere cosa mangiamo, eccetera. Allora, di sicuro mi sono dimenticata di dire le cose, di spiegare, eccetera. Però siccome non me le ricordo, se mai quando riguarderò il video, quando lo monterò, che queste clip del 9, vi spiegherò poi, se volete, in un altro video, quando arriverò a casa, se no niente. Cioè, credo che capite lo stesso. Vabbè, va. Ci vediamo domani, perché questo video l'ho concluso qua, che non l'ho neanche ripreso, cioè mi sono dimenticata di fare le clip. Vabbè. Comunque, ripeto, qui l'unica cosa, cioè puoi fare di tutto tranne le foto e i video. Se vai nei negozi non puoi riprendere, non puoi fare le foto. Per cui mi dispiace che non posso farvi vedere quello che c'è. Se riesco con la telecamera più piccola, perché sto registrando col telefono, ovviamente, non avendo la telecamera, che anche quella dovrei comprare, vi riprendo qualcosina dentro, per chi ovviamente è interessato. Vabbè, c'è molte persone che vogliono andare in Thailandia, sono interessate, però non sanno cosa fare. Io non conosco tanti. Comunque, niente, vediamo se riuscirò a riprendere qualcosa di nascosto. Se no, io mi sto già togliendo la pelle. Infatti c'è un colore diverso dal arriva al bianco. Cioè, ma secondo me è bianco, non proprio rosso. Sperando che funzionano tutte queste cose che abbiamo preso, vi farò sapere. Ah no, quella, le creme ve l'ho fatto vedere, per cui niente, ci vediamo domani, sperando che questa volta domani riuscirò a riprendere qualcosa.
e non solo il mangiare. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa da fare di diverso. Ci vediamo al prossimo video, che è meglio. Cioè, ci vediamo domani. No, al prossimo video, perché voi... Ma che casino! Voi i vlog li vedete solo martedì e giovedì. E forse li metterò anche sabato, perché sono 3 vlog nel mese di gennaio. Ma credo che sarà anche fino a febbraio, perché non so quanto dureranno questi. Di sicuro. Per cui ci vediamo quando ci sarà il prossimo vlog. Sì, andiamo a letto che anche è tardi. Ciao e al prossimo vlog. Cazzo, c'è il sole, ma vedi che non ci sono più onde. Ma si vede qualcosa qua? Come una bella... Non so neanche se viene. 4 minuti. 1 minuto e 50. Basta. No, dopo non prende. Ti vedete? Non è tutto questo. Oh, ma così lo devo fare lo zoom? Una più grande per... Prima ce n'era una grande di onda. Non ce n'è una, dai.
ma sono piccole. Ci sono, adesso si vede al sole. Stiamo andando nei negozi a fare un po' di shopping perché fa troppo caldo, a parte che è un po' nuvoloso oggi, però c'è un sole che spacca, madonna, anche se cammini ti ustioni. E niente, siamo qua un attimo a prendere il fiato, che ci vuole mezz'ora per arrivare dal signore che mi ha salutato, dove sono nella telecamera. Si vede il signore nella telecamera che ha salutato. Dopo te lo faccio vedere. Non mi sono accorta, mi sono accorta dopo che c'era il signore, ma non stavo riprendendo lui. Se è arrivato non è colpa mia, però che scena. Ciao signore. Questo è bello. Portare il bastone. Sai cosa dovevo prendere? Direi che abbiamo fatto shopping. Che non ho trovato. Cosa? I pantaloni lunghi. Chissà che. Allora abbiamo preso questa, 3 euro, dopo sole, aloe vera, 100% naturale. E anche calda. C'erano praticamente
tutte le bancarelle, che non mi ricordo se l'ho riprese, e c'erano tutte queste cose, infatti abbiamo preso un po' di cosine. Poi vabbè, ho preso questo, che poi ve lo farò vedere nel video, degli acquisti, le magliette che ve le farò vedere nel video, la borsa che vi farò vedere nel video, e lei e lui ha preso, che in realtà ha preso più lui che io, la felpa falsa della Nike, e le magliette firmate false, e gli occhiali, tipo questo Chanel, ma non è Chanel, è praticamente finto Chanel, 3 euro l'ho pagato, che poi sembra Chanel ma in realtà non è così. E qua voleva, cioè, tipo una borsa finta firmata, praticamente voleva che gli davo sui 50 euro, alla fine gli ho detto no no, o di meno niente. Alla fine non siamo riusciti a fargli abbassare il prezzo e non l'ho potuto comprare, però ho comprato questi qua, che l'ho pagate 3 euro, che sono finte, ma sembrano vere da vederle, ma poi alla fine sono finte, però sono carine, come se non mi mancano gli occhiali, vabbè. E niente, abbiamo preso questi che poi vi farò vedere nel video shopping a parte. Oggi abbiamo fatto qualcosa di diverso, siamo andati a fare questo giro nei negozi, a vedere questo serpente, non so come lo chiamano loro, e alla fine siamo andati lì. Abbiamo fatto, invece di andare al mare, oggi pomeriggio, siamo partiti qua che erano la 1:30, siamo arrivati lì quasi alle 3 che non ce la facevo più. Non dico niente, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto qualche compere, per cui adesso faccio la doccia e ci vediamo dopo. Io sto usando questi per rinfrescarmi, le salviettine che mi hanno dato lì in hotel. Andate a... italiana, che in teoria non è vero, e poi il shake all'anguria. Però dall'odore sembra piccante, spero di no, ma in teoria. Altri acquisti, due sacchetti. Non è tanta la roba, ma qualcosina. Non ho ripreso bancarelle così, perché ovviamente non si può, e poi non avevo voglia di riprendere sempre le stesse cose, per cui ho deciso di fare solo shopping, comprare quello che volevo comprare, che ho trovato delle cose belle che ve lo farò vedere ovviamente nel video dello shopping. E niente, questa giornata è stata un po' pesante perché abbiamo camminato 30 minuti, ci siamo fatti praticamente 3 km a piedi. Adesso mi sto bevendo la mia Fanta alla fragola, e siccome vi ho fatto dei bei pezzi, abbiamo camminato tanto, in poche parole. E avete visto quello che ho registrato, e un bel po' di shopping che abbiamo fatto, per cui adesso io vi saluto, che ormai è già tardi, voglio svegliarmi presto domani. Questa volta ci svegliamo verso le 5:30, che vogliamo vedere l'alba, così facciamo colazione alle 6 e poi vediamo. Per cui ci vediamo domani, che se non mi sbaglio dovrebbe essere l'11 gennaio. Per cui a domani. Io finisco di bere questo e finisco di mettere
Vediamo se riesco a prendere il computer. No, non riesco a prendere il computer, vabbè. Ci vediamo domani che metto le clip nel computer.